Oggi prepareremo un liquore buonissimo in casa, il mirto, un liquore sardo da gustare freddissimo, davvero unico. Dopo aver raccolto le bacche di mirto, guardate come in questo caso ne ho raccolte tantissime, andrete a togliere tutte quante le foglioline e a lavarle molto bene sotto l'acqua corrente. Una volta che avete finito di lavare le bacche, le metterete dentro ad un barattolo di vetro pulito e andate a ricoprire tutte quante le bacche con dell'alcol a 95 gradi. Dopodiché chiudete il barattolo e ponetelo dentro ad un armadio o in un luogo buio e fate macerare queste bacche per almeno un mese. Se potete lasciarle 2 o 3 mesi è ancora meglio, ma anche con un mese il risultato è eccellente. Passato questo tempo, aprite il barattolo con il mirto all'interno e vedrete che le bacche si sono gonfiate tantissimo e hanno assorbito una buona parte dell'alcol. Ora cercheremo di estrarre l'alcol. Io in questo caso le metto dentro ad un setaccio e con un batticardine cerco di schiacciarle. Mi sono scordata di dirvi che una volta che il mirto viene messo a macerare, ricordatevi di andare ogni tanto a prendere il vostro barattolo e a scuoterlo. Ora non ci resta che preparare lo sciroppo. Su una pentola mettiamo l'acqua e lo zucchero e portiamo il tutto sul fuoco. Facciamo bollire questo sciroppo per circa 30 minuti. Dopodiché facciamo raffreddare lo sciroppo e una volta che lo sciroppo è freddo non ci resta che unire l'alcol con lo sciroppo freddo. Dopodiché potete imbottigliare il vostro mirto e consumarlo quando volete. Vi consiglio di tenere sempre una bottiglia di mirto in freezer perché il mirto va gustato freddissimo. Tranquilli, non si congela. È buonissimo e che dire? Io lo adoro, spero che piaccia anche a voi. Se questa ricetta ti è piaciuta, lascia un like e condividi il video. Un bacione e alla prossima video ricetta di Kitchen Brasita. Ciao ciao!